le esigenze e le inquietudini Sì. della popolazione. Ma la domanda è, Sallusti, e poi ti ridò la parola De Angelis, se un politico, intanto Salvini è stato ministro dell'Interno per 14 mesi, ma non 10 anni fa, 3, 4, 5 mesi fa, quindi cosa fa mi viene da dire, il rivoluzionario, quello che cerca di scassare tutto, andando a citofonare, interpretando così le inquietudini delle persone, perché nessuno mette in dubbio il fatto che ci siano tanti italiani che abitano nelle periferie e che faticano a, diciamo, adeguarsi ai tanti cambiamenti di questi ultimi anni. Ma la domanda è se un politico non debba risolvere questi problemi seriamente, oppure se debba sfruttare le inquietudini e le paure e alimentarle, perché questo è il punto, o no, Sallusti? No, lo ripeto, io non l'ho trovato come dire, un gesto esemplare. Se è andato proprio perché è un fresco ex ministro degli interni, io penso che non sia andato a caso in quella casa, a citofonare in quella casa. Penso che abbia preso magari qualche informazione avendone la possibilità, quindi sia andato praticamente a colpo sicuro. Ma forse quando era al Dopodiché, va Viminale, bene, scusami sono d'accordo. Alessandro, quando stava al Viminale, faceva il ministro dell'Interno, forse poteva occuparsi di questo quartiere, il quartiere del Pilastro, dove è andato poi a citofonare. Cioè, io sono d'accordissimo con te, nulla è lasciato al caso nella comunicazione, nella campagna elettorale di Salvini. E un po' fanno impressione anche i giornalisti, per la verità, che invece che fargli delle domande, Sì, ridacchiano.